È in pieno svolgimento, con l'impiego di circa 200 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, un vasto piano coordinato di controllo economico del territorio che interessa diverse aree di Salerno e del suo hinterland. Pattuglie di finanziari in divisa stanno dando attuazione ad una serie di attività volte al contrasto e alla prevenzione degli illeciti fenomeni dell'abusivismo commerciale e della vendita al minuto di merci contraffatte. Altre pattuglie, in questo caso composte da militari in abiti civili, sono impegnate nel controllo della regolare emissione di scontrini, ricevute fiscali da parte di esercenti appartenenti alle diverse categorie. I quadranti del territorio oggi maggiormente interessati dall'operazione delle fiamme gialle sono quelli della città di Salerno e di tutta la sua provincia. Nelle prossime settimane analoghi ulteriori interventi. Questo tipo di operazioni si inquadra in consolidate metodologie d'azione sistematicamente attuate anche nella specifica prospettiva di utilizzare i dati acquisiti sul campo per integrare ed attualizzare le attività di monitoraggio ed analisi del tessuto economico finanziario. La mappatura del territorio e le analisi del rischio sono infatti oramai divenute usuali strumenti di cui si avvalgono i reparti del corpo per meglio mirare approfondite attività ispettive o di indagine, anche di polizia giudiziaria, verso quei soggetti nei cui confronti emergono significativi indizi di comportamenti illeciti. Il piano coordinato di oggi ha quali obiettivi? Non solo quelli di tutelare gli operatori economici regolari dalla sleale ed illecita concorrenza degli abusivi e di coloro che vendono merci fuori norma, ma anche quello di evitare che gli esercenti che rispettano gli obblighi di emissione dei documenti fiscali finiscano con il risultare indebitamente svantaggiati rispetto ai loro concorrenti che violano le norme tributarie.